Si ricorda l'eccidio in Francia e 642 vittime trucidate dai nazisti a Oradour, tra cui è stato il solito eccidio indiscriminato tipo Marzabotto, 254 donne e 207 bambini. E ricordiamo che è apparso sulla Repubblica del 22 gennaio la denuncia di un convegno revisionista fatto all'Università Cattolica. E l'Ateneo precisa di non aver concesso alcuno spazio, però è chiaro che lì, se non si sta più che vigilanti, i clerico-fascisti emergono sempre fuori col loro negazionismo. Poi, sempre in gennaio di quest'anno, è apparsa sulla Repubblica un'intervista a Luciana Castellina, dove ricorda che era in classe con la figlia di Mussolini, la quale fu subito assunta alla RAI, RAI, Radio Apostolica Italiana, sotto falso nome. Ecco, parliamo allora di alcuni libri sulla resistenza, sulle stragi nazifasciste, iniziando da questo, Stella Polacchi Venuzzi, La balma delle streghe, l'eredità della mia infanzia tra le leggi razziali e lotta partigiana. È un libro che tratta appunto dei 2 anni che questa allora bambina ha passato nascosta sotto falso nome nelle valli piemontesi. Testo autobiografico che racconta come l'autrice si salvò dalla deportazione, ecco, fatti girare, dalla deportazione rifugiandosi in Val Grande, in provincia di Torino, sotto falso nome. Fu sempre aiutata dal silenzio dei valligiani, che sapevano tutti che non era una sfollata, ma era un'ebrea. Ma nessuno la tradì, nessuno fece la spia. I fascisti vennero più volte in paese, ma nessuno parlò. Suo padre era il noto comandante partigiano di Giustizia e Libertà. Poi abbiamo questo libro del nostro carissimo professor Bruno Segre, omonimo del Bruno Segre che parlerà fra poco, l'avvocato ultranovantenne di Torino, e il quale ha fatto un libro autobiografico che abbiamo già presentato come ciclo Giordano Bruno. Questo tratta proprio della sua detenzione nell'ex caserma di Via Asti a Torino, che fu trasformata dai fascisti in un carcere politico, dove si ricorda la squallida figura di Don De Amicis, che era un cappellano militare ultrafascista, che si espose in maniera scandalosa a favore dei fascisti e quindi fu fucilato il 25 aprile. È un testo storico autobiografico con ampio apparato bibliografico, tanto ecco fatto girare tra i compagni presenti il libro, redatto da un ex detenuto nelle carceri fasciste durante la famigerata Repubblica di Salò. Tali detenzioni in molti casi preludevano alla deportazione in Germania, cosa che significava per gli ebrei morte quasi certa e per gli altri morte assai probabile. Il tutto avveniva con la complicità dei cappellani militari fascisti, che giravano e quindi sapevano tutto, e la connivenza silenziosa della gerarchia ecclesiastica di Torino, che non disse mai neanche mezza parola. L'arcivescovo cardinale di Torino mai si degnò di visitare le carceri fasciste, mentre a Natale la TV ci va sempre a vedere Cardinal Scola che va a San Vittore, ma il Natale del 43 e il Natale del 44 nessuno si fece vivo lì a trovare, e erano anche torturati in più. E il libro attacca polemicamente i ricorrenti tentativi revisionisti filofasciste contro la resistenza. È chiaro che è un libro scritto contro i revisionisti, tipo Pansa, di cui parlavamo prima, non mi ricordo con che compagno. No? Sì, con me per la Stella Polacchi. Il libro attacca. Quindi, cioè, il libro in sostanza calca le mani, però va benissimo, ovviamente, no? Cioè, i fascisti erano peggio dei nazisti, perché il libro riconosce al nazismo un fanatismo indottrinato dalle barbare teorie razziste. Invece questi erano venduti, erano specie di sottospecie di vermi che in realtà facevano quello che facevano sempre per un guadagno e non avevano nessuna ideologia altro che l'opportunismo. Poi c'è un lungo attacco anche a Mussolini, demolito da un punto di vista morale, e a Hitler, che viene descritto come uno psicopatico ignorante. Scene terribili di tortura sono ben evidenziate nel testo, e lui era proprio lì, e fu picchiato anche lui, affinché il lettore conosca nei dettagli la barbarie nazifascista. Avevano addirittura soldato un pugile professionista, che poi fu ucciso dai partigiani perché era troppo famoso per farla franca,
che veniva apposta, viene a picchiare questo qui, veniva, lo riempiva di botte e poi se ne andava e veniva pagato a gettoni. La situazione nelle carceri fasciste di Asti a Torino si può sintetizzare in una frase: un'incredibile crudeltà ed un feroce odio di parte. Il dramma di un resistente alla leva fascista, condannato alla fucilazione, è riassunto in un'altra frase che lui disse prima di essere fucilato: e facciano pure, meglio che servire quella sporca gente. Infine si attacca l'amnistia di Togliatti, qui la nostra germana che ti parla sempre, attacca sempre l'amnistia di Togliatti, e la definisce assurda e prematura. Allora, poi abbiamo questo libro scritto da uno della Valtellina, che nel frattempo era migrato in Nuova Zelanda, che dopo la pensione è tornato a fare ricerche storiche in valle, in provincia di Sondrio, e tra cui ha scoperto questa vicenda che si riconnette proprio ai fatti dell'Ustascia, dei Serbi, eccetera, e della Croazia. Cosa successe lì a Paprika e in provincia di Sondrio? Nella notte del 10 settembre 1943, circa 200 internati ebrei, provenienti per lo più da Croazia, Serbia, Slovenia e Ungheria, fuggono dal paese di Paprika in provincia di Sondrio, dove erano stati confinati dai fascisti. Questi erano scappati appunto dalle deportazioni che vedevano prima in Italia. E Mussolini, che ne facciamo tutta sta gente, confiniamoli lì su a metri mille alla Paprika. L'8 settembre arrivano i tedeschi, ovviamente già si sapeva dei lager, anche se la radio, i giornali, nessuno diceva niente, però la voce correva, e quindi scappano tutti in Svizzera. Ma come? Quindi il libro descrive tutta questa vicenda. Essendo stati informati sull'esistenza dei campi di sterminio nazisti, decidono prontamente di scappare in Svizzera, prima che i tedeschi occupino tutta questa provincia, questione di ore. Il testo ci racconta, con ampia e precisa documentazione, proprio un lavoro di anni, con tutte le foto, eccetera, anche iconografica, le loro vicissitudini, anche sulla base delle testimonianze dei pochi sopravvissuti che sono ancora vivi. L'autore polemizza contro i silenzi di Pio XII, negando ogni suo specifico intervento per la salvezza di questi 200 ebrei, perché c'è il parco della zona. Hanno detto con grande faccia tosta che gli arrivò una telefonata dal Vaticano apposta per salvare questi 200, che non risulta da nessuna parte. Tra gli ebrei confinati ad Paprika vi erano alcuni atei, che erano ebrei come razza, ma non erano atei, che si rivelarono tali quando ringraziarono i parroci locali che avevano aiutato a salvarli. Il profugo austriaco Bernard Kottesmann disse, c'è scritto nel libro, che egli non era un credente, infatti era un positivista. Ma allora la parola ateo non si usava così, io sono un positivista. E lo ringrazia comunque di tutto cuore. E invece un'altra ebrea si racconta la vicenda invece di questa qui, molto religiosa, che anche lei avrebbe potuto scappare da Zagabria, ma non l'ha fatto. E perché diceva: ho fede in Dio ed egli non mi abbandonerà. E invece è finita nel lager, perché loro deportavano anche i vecchi bambini, eccetera, eccetera. Poi ecco una notizia particolare di questo libro: che insieme agli ebrei scapparono anche due tedeschi disertori, e non tutti, insomma, erano proprio disgraziati. E poi si segnala, questo non la sapevo, però avendo letto tanti libri sull'argomento, e i primi a essere uccisi furono 79 avvocati ebrei di Zagabria. Fece una retata apposta per tutti questi avvocati ebrei e li fucilarono tutti, poi gli altri. Poi si denuncia, perché era la politica proprio di far prima fuori gli elementi che capitanavano la comunità ebraica locale, e poi gli altri. Si ricorda purtroppo come la comunità ebraica italiana non si rese conto dei veri scopi del nazifascismo, talché questo Dante Almansi, che era ebreo, fu vice capo della polizia fascista, proprio scritto nel libro. E si denuncia anche la crudeltà, facendo nomi e cognomi, di un poliziotto a Fiume, che adesso si chiama Susac, e allora si chiamava Fiume, il quale era particolarmente crudele. Qui ci furono quelli che salvarono, però ci furono anche poliziotti che calcarono la mano contro questi poveri profughi.
Anche questo fate girare, che è ricchissimo di foto, illustrazioni, eccetera. Passiamo ora alla Liguria. Ecco qui, ringraziamo Raimondo Ricci, un compagno appunto dell'Ampi, che ci ha mandato il suo testo. Raimondo Ricci è stato presidente nazionale. È stato presidente addirittura, e ha voluto riassumere brevemente la sua vicenda autobiografica in questo libro. E lui è riuscito a salvarsi prima dalla fucilazione al Turchino, dove fecero delle fucilazioni di massa, 59 resistenti genovesi detenuti come lui in caccia furono fucilati tutti insieme al passo del Turchino. Poi si segnala un rarissimo caso di prete partigiano combattente torturato per 40 giorni e poi deportato in Germania. L'autore descrive con crudi particolari la fame, le torture e le esecuzioni sommarie che si svolgevano al lager di Mauthausen, dove andò lui. E qui sono anche delle foto, eccetera. La famosa scala della morte. Perché era una scala molto ripida e i nazisti usavano caricare sia gli ebrei, sia i politici, ma poi, dopo l'attentato fallito di Stauffenberg, anche gli stessi militari nazisti sospettati. Sapete che Hitler fece fucilare 5.000 ufficiali, proprio perché Stauffenberg sbagliò a mettere la bomba, purtroppo. Ha fatto vedere in TV di nuovo una ricostruzione. Purtroppo questo sbaglio di pochi metri costò la vita a più di 1 milione di persone. E insomma, i primi a pagare furono gli stessi ufficiali tedeschi, perché solo loro potevano accedere lì. Quindi è chiaro che se c'era una bomba a scoprire lì l'ha messo un ufficiale. Allora 5.000 sospetti furono fucilati. Però questi qui, hai voluto tentare la vita, furono fatti fuori rapidamente per primi, nella scala della morte, li caricavano di un numero incredibile di pietre e non riuscivano a salire, i nazisti li facevano fuori lì, perché l'ordine era proprio di farli fuori alla svelta, nessuno doveva sopravvivere. Insomma, il lager di Mauthausen era un lager, era un campo di sterminio, perché alcuni venivano casati subito, però era anche un campo di lavoro, non era proprio come Auschwitz. Comunque, vabbè, il libro fa girare, mi spiega meglio di me. Poi questo libro, che invece è un libro proprio storico, scritto da un professore contemporaneo dell'Università di Urbino, che spiega l'Italia e i crimini di guerra, l'occultamento delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie in Jugoslavia negli anni della guerra fredda. Si parla anche della Grecia. Storia di guerra, resistenza, guerra civile, guerra ai civili in Umbria. Cioè ha messo insieme vari argomenti. È un libro recente del 2013, da segnalare la copertina un po' strana. Uno si chiede, ma cosa c'entrano gli aiuti americani del piano Marshall? Invece nel testo si denuncia come tantissimi criminali nazisti sono stati assunti dalla CIA, dai servizi segreti americani, si fanno nomi e cognomi, perché gli americani hanno desecretato gli archivi, mentre in Italia non sono ancora stati desecretati, quindi, ma neanche quelli del Risorgimento, li hanno ancora aperti tutti, neanche quelli della prima guerra e figurati quelli della seconda. Beh, poi bisogna vedere se effettivamente hanno dato ai giornalisti tutto, bisogna vedere. Comunque, da quello che è saltato fuori, risultano proprio nomi e cognomi dei criminali nazisti sono stati assunti dalla CIA, quindi poco, qui non si sgarra, lo dicono loro stessi, quindi. È un testo proprio storico, in bibliografia di 400 testi. E quindi si parla della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra italiani, cioè fatti da noi, nell'ex Jugoslavia, in Grecia, in Albania, e contro gli alleati, perché nei campi di concentramento dei prigionieri alleati avvennero i crimini fatti da militari italiani. In totale, quindi, 1857 fascicoli, di cui 997 per crimini contro civili, fatti da militari italiani. Poi ci sono i crimini nazifascisti fatti contro gli italiani, no? Dopo il 43. Furono occultati dalla magistratura militare 695 fascicoli. Ormai gli storici hanno fatto tutti i conti più volte, per un totale di 15.000 civili massacrati. Qui non parliamo di combattimento, parliamo proprio di gente uccisa a freddo, no? 2.000 eccidi e rappresaglie. Qui ci sono tutti i numeri. Il testo tratta anche degli spietati bombardamenti alleati, per un totale di 60.000 italiani morti sotto i bombardamenti americani.
solo 6.000 furono i fascisti processati e condannati a pene varie nel dopoguerra. 91 furono quelli giustiziati, e tra cui un solo generale, vediamo chissà chi è. No, quello riuscì a scappare. Da Francisco Franco, il generale Bellomo, fu l'unico generale fucilato, perché aveva fatto fucilare due prigionieri di guerra inglesi che avevano tentato la fuga. Allora, dopo la liberazione, tutti gli altri prigionieri dissero: ah, ma quello là ha fatto fucilare il tal ufficiale, tal ufficiale. Fu subito arrestato, processato e fucilato. Insomma, è l'unico che ha pagato. Chi fucilato? Uccidato dagli inglesi. Fu l'unico, insomma, l'unico generale che ha pagato per tutti, è stato lui. Allora, solo l'abbiamo detto, quindi si denunciano le responsabilità della magistratura militare, si fanno qui dei dati precisi, nella magistratura militare del dopoguerra furono mantenuti alcuni ex aderenti della Repubblica di Salò, quindi figurati, la sopevano tutti. Gli alti gradi dei servizi segreti e dell'esercito erano pieni di fascisti, nominati dai governi democristiani, come dimostrato dalle candidature nelle file del MIS ai tempi, negli anni 70, del generale Miceli, che era il capo dei servizi segreti, e De Lorenzo, che era il capo dei... Quindi ripassiamo un po' la storia. Carabinieri. Tutti nel Movimento Sociale, guarda, con tutti i partiti che ci sono in Italia, casualmente, proprio nel Movimento Sociale. Le responsabilità americane del salvataggio dei crimini nazifascisti, i criminali nazifascisti, sono denunciati nel testo, come dicevo prima, col nome e cognome di tutti i criminali assunti dalla CIA. Sulle complicità clerico-fasciste, il libro cita gli studi sulla fuga dei criminali nazisti in Sud America con l'aiuto del Vaticano. E noi, come Cicco Giordano Bruno, abbiamo presentato tutti questi libri, perché ormai i documenti ci sono, e i documenti falsi venivano dati dal Vaticano. I ministri democristiani e i loro alleati sabotarono perfino i processi per la strage di Cefalonia, quando circa 5-6 mila soldati italiani furono fucilati dai tedeschi. No? In conclusione, emergono con tutta evidenza le responsabilità politiche dei governi e della magistratura militare nell'opera di occultamento dei fascicoli delle stragi nazifasciste in Italia. Ecco qui, fai girare il libro. Adesso diamo la parola senz'altro a Bruno Segre, storico e scrittore omonimo. Bravo.